Questo è un film che parla di una donna che probabilmente non è mai esistita, ma la cui storia ha cambiato la storia. È una storia che è penetrata nella nostra cultura. È dappertutto, in ogni angolo. Ambigua, sensuale e scandalosa. È la storia di Maria Maddalena. Se avete letto questo, e chi non l'ha fatto, allora saprete già qualcosa su di lei, o almeno credete di saperla. Perché secondo questo romanzo, Maria Maddalena e Gesù Cristo erano amanti. Hanno anche avuto un figlio. E la loro discendenza è ancora tra di noi, nascondendo le loro segrete origini. Se non avete letto questo, potreste aver visto questo. Il famoso musical di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. Nel musical, lei è un'ex prostituta che si innamora perdutamente di Gesù e gli canta quella famosa canzone «Non sai in che modo amarlo». Oh, quanti artisti attraverso i secoli hanno amato l'idea che Maria Maddalena fosse una seduttrice. Ma anche se non avete visto o letto nessuna di queste cose, è molto probabile che abbiate sentito parlare di Maria Maddalena, perché è insita nella nostra cultura, ad un livello molto profondo. Sono 2000 anni che stiamo fantasticando su questa donna. È nelle nostre chiese, è sulle nostre pareti, nelle nostre cappelle e nelle nostre vetrate, nei nostri dipinti e nei nostri sogni. Perché siamo così ossessionati da lei? Perché la sua importanza è così prepotente? E se non fosse stata niente di tutto quello che dicono, chi era lei veramente? La donna scarlatta, la vera storia di Maria Maddalena. La storia di Maria Maddalena ha inizio in Terra Santa, questo è ovvio. Lei è una creatura della Bibbia, è la più attraente e desiderabile presenza. Secondo i Santi Vangeli, Maria era una donna di Magdala. E questa è Magdala. Oggi è solo una piccola cittadina sulle rive del Mar di Galilea, ma ai tempi biblici questo era un fiorente centro ittico e veniva chiamato Migdal Nunaia, Magdala dei pesci. La gente pesca ancora qui, quando ha voglia di farlo. Ma in epoca biblica, Magdala era un centro molto attivo. Andando da questa parte, verso l'interno, c'è Nazareth, dove Gesù crebbe. A pochi chilometri di distanza c'è Cana, dove trasformò l'acqua in vino. E da questa parte c'è il Mar di Galilea, dove lui camminò sulle acque, secondo quanto dicono. Quindi, questi sono i territori biblici cruciali nei quali sono accadute cose importanti. Ma la prima cosa da notare è che Maria Maddalena non è presente in nessuno di questi luoghi. Considerando quanto è famosa e quanti uomini nel corso dei secoli le hanno sbavato dietro, è davvero notevole quanto poco sappiamo su di lei
e quanto invece abbiamo immaginato. Nella Bibbia viene menzionata solo una manciata di volte. Un personaggio secondario sul quale non sappiamo praticamente nulla. In sostanza viene menzionata 4 volte ed è tutto. La prima volta è nel Vangelo di Luca, dove è indicata come una delle donne che seguivano Gesù. Adesso vi leggo il passaggio. C'erano con lui 12, i 12 apostoli, e anche alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Tra di loro c'era Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano stati scacciati 7 demoni. Quindi era una delle donne che accompagnavano Gesù nel suo peregrinare attraverso queste terre bibliche, e lui l'aveva liberata da 7 demoni. Ma chi o cosa erano questi 7 demoni? Era forse posseduta da ben 7 diavoli? Aveva commesso 7 diversi tipi di peccati? Ci sono state infinite interpretazioni, ma nessuna risposta. Quello che emerge con chiarezza da questa prima menzione nella Bibbia è che Maria aveva un passato discutibile. Era macchiata da qualcosa di peccaminoso. E quando nella Bibbia una donna è definita una peccatrice, di solito questa accusa ha un significato estremamente preciso. Gerusalemme, dove Cristo venne fustigato, umiliato e crocifisso. E dove Maria Maddalena fece la più importante delle sue brevi apparizioni nella Bibbia. Sappiamo tutti che cosa è successo qui, nelle strade di Gerusalemme, la storia della tortura di Cristo, della sua crocifissione, di come sia stato deriso dalla folla urlante quando ha trascinato la sua stessa croce per tutta la strada, fino al luogo in cui fu crocifisso, il luogo che noi chiamiamo Calvario. Il Calvario, dove Cristo è stato inchiodato alla croce, è in realtà una traduzione errata dal latino. Il vero nome di questo macabro rilievo roccioso è Golgota, il luogo del cranio. Ed è questo il nome che io intendo usare. Accadde proprio lì, dove oggi c'è la chiesa del Santo Sepolcro. Quello è il Golgota. Alle 3 del pomeriggio, Gesù è stato inchiodato alla croce proprio lì e sollevato davanti a noi perché potessimo testimoniare la sua sofferenza e la sua morte. Questo è il momento più drammatico nell'arte cristiana. Una scena di sofferenza talmente estrema che ci si chiede come possa essere finita in una chiesa. La crocifissione è uno straordinario soggetto artistico che ogni maestro degno di nota ha voluto realizzare. È una spettacolare scena di tortura e sofferenza, ma è anche il momento in cui Maria Maddalena fa la sua seconda apparizione nella Bibbia. Di nuovo si tratta solo di una breve menzione. Marco capitolo 15, 33-41. Gesù, dando un forte grido, esalò l'ultimo respiro. Alcune donne erano là e guardavano da lontano, e tra di loro c'era Maria Maddalena. Quindi lei era presente alla crocifissione. Solo una breve menzione, ma era sufficiente. Maria Maddalena è stata testimone del momento più tragico della storia cristiana. Lei era lì, perciò doveva essere raffigurata. Guardate ai piedi della croce, in qualsiasi crocifissione, e la troverete lì.
è la più bella delle donne in lacrime che sono venute a piangere il trapasso di Cristo. E se nessuna di loro è abbastanza bella, cercate quella che urla più forte di tutte. Perché Maria Maddalena, che viene a malapena nominata nella Bibbia, è stata elevata nell'arte al ruolo appassionante e drammatico di prefica. La terza menzione di Maria che viene fatta nella Bibbia è la più importante di tutte, poiché era stata presente alla crocifissione e aveva assistito alla morte di Cristo, viene nominata anche alcuni versi più avanti come prima testimone della sua resurrezione. Il terzo giorno, come ricorderete, Gesù resuscitò dalla morte. Il lavoro di salvarci era stato compiuto e fu Maria Maddalena ad incontrarlo di nuovo e a spargere la voce del suo ritorno. In tre dei Vangeli, lei fa la parte di un gruppo di donne, chiamate tutte Maria, che trovarono la tomba vuota. Ma nel Vangelo di Giovanni, il più vivido e convincente dei Vangeli, è Maria Maddalena, e solo Maria Maddalena, che incontra per prima il Cristo risorto. Savoldo mostra quel momento in una maniera insolita. È quasi l'alba e c'è Maria Maddalena girata verso di noi con una strana espressione sul volto. Ha sentito qualcosa e una luce misteriosa è caduta su di lei. Allora si volta e lì c'è Gesù che la sta guardando. Il Savoldo, che si trova alla National Gallery di Londra, è diverso. In quasi tutti i dipinti di questa scena, Maria non riconosce Gesù perché crede che sia morto. E secondo quanto narra il Vangelo di Giovanni, lei lo scambia per un giardiniere. Ecco perché nella bizzarra versione di Rembrandt di questa scena, Gesù indossa quell'improbabile copricapo da giardinaggio. E perché, quando l'ha dipinta il Beato Angelico, gli ha fatto tenere un attrezzo da giardinaggio poggiato con naturalezza sulla spalla. Quindi Maria in lacrime scambia Gesù per un giardiniere. Lui le chiede perché stia piangendo e lei gli dice che il corpo di Gesù è scomparso. Sa per caso dove è stato portato? Maria, le dice Gesù, e lei alza lo sguardo e allora capisce che è lui. Cadendo ai suoi piedi, la Maddalena cerca di toccare Gesù, ma lui le dice di non farlo. Noli me tangere, le dice, non mi toccare. Adesso non è più un uomo, è un Dio. È una scena strana. Perché, tra i tanti personaggi importanti presenti nella Bibbia, proprio Maria Maddalena è stata scelta per testimoniare la resurrezione di Cristo? Nel Medioevo, quando erano particolarmente scortesi e misogini su queste cose, la spiegazione che veniva data di solito era che le donne sono pettegole. Di conseguenza, mostrandosi ad una donna, Cristo era sicuro che si sarebbe rapidamente sparsa la voce del suo ritorno. Ma io non sono d'accordo. Per me l'ha fatto perché, fin dall'inizio, Maria Maddalena era una di noi. Una presenza umana tangibile, la nostra vicina di casa, una peccatrice come me e voi. Nell'arte, Maria non è mai una creatura celestiale. C'è sempre qualcosa di realistico su di lei. Insomma, guardate questa superba terracotta di Niccolò dell'Arca. Quanto è realistica?
Proprio così. Sono tutte le menzioni di Maria Maddalena fatte nella Bibbia. Lei è la peccatrice dalla quale sono stati scacciati 7 demoni. Lei ha assistito alla crocifissione. Ed è stata la prima persona a vedere Gesù quando è risorto dalla morte. Dunque i fatti sono questi. E da qui in avanti tutto il resto è pura fantasia o solo invenzione. Oppure è un miscuglio di tutte le altre Marie presenti nella Bibbia, perché ce ne sono molte. E prima di andare avanti con questo filmato, dobbiamo chiarire questo punto. Perciò ecco qui la mia guida pratica a tutte le Marie importanti della Bibbia. Per prima c'è la nostra Maria, la Maria Maddalena, che ha seguito Cristo e ha assistito alla sua crocifissione. Nella grandiosa deposizione della croce di Roger van der Weyden, lei è la Maria in lacrime sulla destra, quella che indossa una catenella di Gesù e Maria. Ma superiore a lei, nel prestigio religioso, c'è Maria, la madre di Gesù, la Vergine Maria. Nell'arte lei è ovunque. Nel dipinto di van der Weyden si è accasciata in primo piano alla vista del figlio morto. Secondo alcuni, e questo confonde ulteriormente, la sorella della Vergine Maria si chiamava anche lei Maria, e lei è Maria Salomè. Anche lei è presente nel quadro a supporto di sua sorella e in lacrime per lei. Poi c'è una terza Maria, Maria di Cleofa, un'altra discepola di Gesù Cristo, che si dice fosse presente alla crocifissione. Ora, per aumentare la confusione, anche lei era un'altra sorella della Vergine Maria. Come si possano chiamare con lo stesso nome 3 delle proprie figlie, davvero non lo capisco. Quello che è certo è che le sue lacrime sono le più miracolose, in un capolavoro che è intriso di divino cordoglio. Quindi, queste tre Marie formano un gruppo familiare e sono spesso raffigurate insieme. Ma anche così abbiamo tre Marie e queste formano un altro gruppo, comunemente noto come le tre Marie, e sono presenti in varie forme d'arte. Erano molto popolari soprattutto nel Medioevo. E se volete trovare tra di loro la Maddalena, guardate in basso, sul pavimento. Perciò la Maddalena era persa in una folla di Marie bibliche e aveva bisogno di primeggiare. Ed è qui che entrano in gioco i farisei. Nella storia di Gesù, i farisei erano i cattivi. Erano una setta ebraico-ortodossa che guardava con sospetto Gesù e che gli ha reso le cose molto difficili. Qui ci sono alcuni farisei in un dipinto di Poussin. Questo è Simone il fariseo. Questa è la sua casa, nella quale ha organizzato una grande festa, alla quale ha invitato anche Gesù. Invitandolo a cena qui a Cafarnao, Simone sperava di scoprire qualcosa di più su questo ribelle di Nazareth, che girava tutta la Terra Santa con i suoi discepoli per diffondere la sua nuova parola. La festa era un test. Chi era questo Gesù di Nazareth e che cosa aveva in mente? A quel tempo, quando si invitava degli ospiti a cena, una delle prime cose che si dovevano fare era lavargli i piedi. Gli ospiti avevano attraversato zone desertiche, calzando probabilmente dei sandali, e quindi avevano i piedi sporchi.
In questo dipinto, lo stesso Simone si sta facendo lavare i piedi da un servitore. Ma guardate chi sta lavando i piedi di Gesù. Non si tratta di un servo, bensì di una donna con dei rimorsi. In tutta la Bibbia ci viene descritta come una peccatrice, una donna senza nome, che era giunta nella casa di Simone il fariseo e aveva visto che i piedi di Gesù erano sporchi. Allora glieli ha lavati con le sue lacrime, li ha asciugati con i suoi capelli e poi glieli ha baciati e li ha unti con oli profumati. È una scena che gli artisti di tutti i tempi hanno amato dipingere. Una donna disperata, una peccatrice prostrata ai piedi di Gesù, che glieli bacia e li pulisce, invocando il perdono. Nessuno dice che Maria Maddalena poteva essere chiunque altra, ma più velocemente di quanto si possa dire prostituta di Babilonia, la mente dei primi cristiani iniziò a fare 2 più 2 e la peccatrice senza nome nella casa di Simone il fariseo incominciò ad essere riconosciuta come Maria Maddalena. In quanto ai suoi peccati senza nome, lei era una donna, non è vero? E sappiamo tutti quali peccati piace commettere alle donne. Ho detto che c'erano molte Marie nella Bibbia, ma ce n'erano anche di più al di fuori della Bibbia, nei vari racconti di pentimenti ed eroismi che iniziarono ad essere tramandati da un cristiano all'altro. Uno di questi racconti, uno molto piccante, era la storia di Maria Egiziaca, una prostituta pentita che visse nel deserto. Maria Egiziaca era quella che più tardi è stata definita una ninfomane. Amava il sesso e non ne aveva mai abbastanza. E anche se era una prostituta, spesso lo faceva gratuitamente, solo per il gusto di farlo. O almeno così dicevano. Un giorno Maria Egiziaca decise di andare a Gerusalemme per deridere i pellegrini. Ma quando arrivò alla chiesa del Santo Sepolcro, una forza invisibile si rifiutò di lasciarla entrare. Non poteva entrare in chiesa e si rese conto che aveva bisogno di cambiare vita. Così tornò nel deserto e diventò un eremita e per 20 anni sopravvisse solo con 3 pagnotte di pane e tutto quello che riusciva a trovare nel deserto. Un giorno un altro eremita di nome Zosimo la incontrò in una grotta. Lei era nuda, aveva soltanto i capelli che erano diventati così lunghi che ricoprivano la sua vergognosa nudità. Zosimo le diede il suo mantello per coprirsi, ma un anno dopo, quando ritornò, lei era morta. Una peccatrice pentita, il cui pentimento era completo. Ad Assisi, nella cappella dedicata a Maria Maddalena, dipinta da Giotto, si possono vedere tutti questi fatti espressi sulle pareti. Perché sì, avete indovinato. Maria Egiziaca era un'altra identità che fu rapidamente aggiunta al crescente mito di Maria Maddalena. L'idea che Maria Maddalena fosse una sgualdrina, una prostituta, e che i suoi peccati fossero i peccati della carne non è nella Bibbia. Non ci sono prove di alcun genere al riguardo. Ma presto questa diventò la grande idea su Maria Maddalena, l'idea alla quale tutti volevano credere. Così la vita di Maria Egiziaca è stata rubata per essere attribuita a Maria Maddalena.
D'ora in avanti, qualsiasi artista intenzionato a dipingere la Maddalena immaginava, come Deribera immagina qui, che fosse una prostituta pentita, che aveva bisogno di pagare per i suoi peccati. Essendo stata trasformata in una scandalosa peccatrice, Maria Maddalena aveva bisogno di un nuovo look. Perciò l'arte si diede da fare ad inventarne uno per lei. Quello che vedete qui è chiamato nardo indiano. È un olio profumato ricavato da alcune piante himalayane ed era molto popolare nei tempi antichi come profumo e come unguento. Il nardo indiano era l'olio che la peccatrice senza nome della casa di Simone il Fariseo strofinò molto delicatamente sui piedi di Gesù, che aveva lavato con le sue lacrime e asciugato con i suoi capelli. Lo usavano anche le prostitute. Il suo delizioso profumo avrebbe inebriato i loro clienti e acceso il loro desiderio. Per tutte queste ragioni, il nardo indiano in un vaso, o un barattolo, o una boccetta, è diventato il simbolo di Maria Maddalena e poteva sempre essere trovato vicino a lei. Perciò, se in un'opera d'arte vedete una donna sconosciuta e vicino a lei c'è un vaso di unguento, quella è Maria Maddalena. Osservate anche i suoi capelli. Se sono sciolti e ricadono come un fiume sulle sue spalle, come in questa scultura di Guido Mazzoni, anche quella è Maria Maddalena. Un'altra cosa da osservare è il colore del suo abito. Se è di rosso brillante come questo, probabilmente è lei. Sin dai tempi antichi, il rosso è stato il colore dell'amore, un colore pericoloso. Ecco perché l'espressione «una donna scarlatta» è entrata nel nostro linguaggio, a causa di Maria Maddalena. Praticamente dal nulla, da una manciata di menzioni nella Bibbia e ad alcuni frammenti rubati ad altre Marie, l'arte ha costruito il gigantesco mito di Maria Maddalena. Ma non è finita qui. Finora tutto quello che vi ho detto ha avuto luogo in Galilea o a Gerusalemme, ma la Terra Santa è piccola, troppo piccola per contenere il mito dilagante di Maria Maddalena. Più è stato fantasticato su di lei e meno riconoscibile è diventata. Ed ecco che è arrivato il momento per il mito di Maria Maddalena di viaggiare. Di certo vi sarete chiesti come mai Maria Maddalena sia finita nel Codice da Vinci. Dopotutto, la storia narrata in questo libro si svolge prevalentemente in Francia, ma la storia di Maria Maddalena ha luogo in Terra Santa. Bene, adesso facciamo un po' di geografia. Allora, da questa parte, immaginate che ci sia la Terra Santa, dove la storia di Maria Maddalena ha avuto inizio. Più o meno qui c'è la Galilea. E da questa parte, tutto intorno, c'è quello che i romani erano soliti chiamare Mare Nostrum, che significa Mare Nostro. Ma oggi
Noi lo chiamiamo Mar Mediterraneo. È sempre sul Mediterraneo, ma quassù c'è la Francia. E più o meno qui c'è proprio la spiaggia che si trova in Provenza. E questa è la spiaggia sulla quale Maria Maddalena è effettivamente approdata quando è fuggita dalla Terra Santa e si è lasciata andare in balia del Mediterraneo. I fatti non sono assolutamente chiari, perché non esistono. Era soltanto un'invenzione. Ma la storia continua, e quando gli ebrei iniziarono a perseguitare i cristiani, Maria Maddalena e le altre Marie furono messe su delle barche senza remi e senza vele e vagarono attraverso il Mare Nostrum finché non raggiunsero la Provenza. E così è qui che è approdata sulla spiaggia di Saint-Marie de la Mer, Santa Maria del Mare, ed essendosi miracolosamente salvata, decise di convertire i francesi al cristianesimo. La Provenza stava per avere un ruolo gigantesco non solo nella storia di Maria Maddalena, ma anche nella storia dell'arte. Proprio di questa spiaggia c'è un famoso dipinto di Van Gogh che mostra alcune barche arenate sulla sabbia. A prima vista sembra un innocente quadro con delle barche. Ma a Saint-Marie de la Mer non esiste una cosa come un innocente quadro di barche, come adesso vedremo. Come santa che aveva convertito la Provenza, Maria Maddalena era particolarmente popolare qui, una visitatrice celeberrima della Bibbia che aveva eletto il sud della Francia a sua patria e che i locali stavano tenendo molto, molto occupata. Poiché era stata una prostituta, la elessero santa patrona delle prostitute. Poiché aveva incontrato Gesù nel giardino, diventò anche la santa patrona dei giardinieri. E poiché aveva asciugato i piedi di Cristo con i suoi capelli, si prendeva cura anche dei parrucchieri. Ma la cosa più importante di tutte, poiché era arrivata in Provenza e vi aveva portato il cristianesimo, la elessero santa patrona della Provenza. E questa era la sua chiesa, la Basilica di Maria Maddalena. Eccola qui! È proprio lei, o almeno è il suo teschio, accuratamente conservato in un reliquiario d'oro che mostra i suoi magnifici capelli. I capelli che asciugarono i piedi di Cristo. Questa grande chiesa nella piccola città di provincia di Saint-Maximin-la-Beume sorge dove il suo corpo venne miracolosamente ritrovato nel 1279. Alcuni monaci stavano scavando nella cripta quando trovarono un antico sarcofago. All'interno c'era il suo corpo perfettamente conservato e spostandolo dalle ossa proveniva un dolce profumo di rose. Ovviamente tutto questo era stato inventato. Perché? Per via delle reliquie. Nell'Europa medievale le reliquie erano come polvere d'oro. Se ne avevi qualcuna di importante, come il corpo di Maria Maddalena, la gente avrebbe fatto centinaia di chilometri per poterle vedere, per toccarle. Le reliquie avevano poteri magici.
Potevano curare le malattie terminali o far avere dei bambini. Se hai toccato il corpo di un santo o anche solo una parte, un dito, una mano, la sua santità è fluita dentro di te e tu andrai in paradiso. Almeno così dicevano. Come si diffuse la notizia della grande scoperta, i pellegrini cominciarono ad arrivare qui in una quantità incredibile. E dove c'erano pellegrini, c'era denaro, molto denaro. E il denaro doveva essere controllato. Perciò la chiesa venne affidata alle cure di un ordine religioso particolarmente severo, i Domenicani. E Maria Maddalena diventò anche la loro patrona. Ah sì, i Domenicani, i grandi castigatori della chiesa medievale. Come santa patrona dei Domenicani, Maria Maddalena fa la sua bellissima apparizione nel convento domenicano di San Marco a Firenze. In alcuni affreschi rinascimentali, apparentemente ricercati, del frate domenicano Beato Angelico. E attorno a lei i Domenicani, i grandi flagellatori degli ordini monacali, che soffrono intensamente per i loro peccati e si assicurano che tutti gli altri soffrano con la stessa intensità. Oscurità e punizione si stavano adesso insinuando nella storia di Maria Maddalena. Avendo inventato il suo peccaminoso passato, ora l'arte era determinata a farla pagare per questo. Maria Maddalena aveva toccato Cristo, aveva baciato i suoi piedi, strofinato su di essi il nardo indiano, profumandoli, e come ex prostituta il suo erotico passato non poteva essere cancellato completamente. Ma come accade sempre con il peccato, è sia profondamente riprovevole che profondamente attraente. Nelle logge malandate della Francia medievale, lei è sempre facile da individuare. Una rara figura orizzontale in un mondo verticale che quasi striscia sul pavimento per lavare i piedi di Gesù con le sue lacrime. Lei era ovunque, ma qui in Provenza avevano una cosa che nessun altro aveva. È lassù, alla fine di questa faticosa arrampicata. È la grotta di Maria Maddalena. Quando ebbe finito il suo lavoro in Provenza e tutti i pagani erano stati convertiti, si dice che la Maddalena si sia ritirata qui, sulle alte colline sopra Eix. Le restava solo da compiere un ultimo dovere. La donna scarlatta doveva pagare per i suoi peccati di gioventù. In origine, questa era una grotta dedicata alla Vergine Maria, Maria, la madre di Gesù. Ma poiché la leggenda provenzale di Maria Maddalena continuava a crescere, la grotta cambiò di identità e diventò la grotta di Maria Maddalena. Qui è dove ha trascorso gli ultimi 30 anni della sua vita, scontando la sua penitenza. Lei non mangiava, non beveva. Tutto quello che faceva era pentirsi. Nell'arte Maria Maddalena aveva già interpretato un considerevole numero di ruoli. Quello però che non aveva ancora fatto era soffrire in modo appropriato per i suoi peccati, soffrire sul serio. Ed è quello che è accaduto qui, in questa grotta.
per mostrare la Maddalena che sta espiando per il suo passato, per tutti quei giovani uomini che ha fuorviato con la sua pericolosa bellezza, l'arte ha inventato un nuovo genere. La Maddalena penitente. Quasi tutti gli artisti più importanti del XVI, XVII e XVIII secolo hanno realizzato una Maddalena penitente. Erano incredibilmente popolari. Di solito era raffigurata di notte, sola in casa, ricordando il suo turpe passato, rammaricandosi. È tutto molto faticoso e strano. Ricordate Maria egiziaca, la prostituta che viveva nel deserto e non indossava abiti e la cui identità fu associata all'identità di Maria Maddalena? Bene, è stato in questa grotta che il lato di Maria egiziaca di Maria Maddalena trovò la sua espressione più insolita. Questa inconsueta creatura è la Maddalena dai capelli lunghi, intagliata da Tilman Riemenschneider alla fine del XV secolo. Tutta nuda nel deserto, ha sviluppato una folta peluria che la ricopre dal collo alle caviglie per nascondere le parti intime. Riemenschneider era un tedesco che non nascondeva il suo forte disagio nei confronti della nudità femminile. Ma quando gli italiani iniziarono a dipingere la Maddalena penitente, non si fecero certo tanti problemi. Guardate ad esempio la Maddalena di Tiziano. Folti capelli e bellissima in un formoso stile veneziano. Lei cerca di coprire le sue nudità con i magnifici capelli. Ma lo fa con una certa indifferenza, non è vero? Quindi lei restò nuda in questa grotta per 30 anni, niente cibo, niente acqua. Come ha fatto a sopravvivere? Con l'aiuto divino, è chiaro. 7 volte al giorno, dice la leggenda, gli angeli scendevano fino a lei dal paradiso e la nutrivano con una musica celestiale. Per 30 anni Maria Maddalena sopravvisse andando in estasi. E nell'arte l'estasi religiosa e l'estasi sessuale sono sempre molto difficili da distinguere. Quando Artemisia Gentileschi arrivò a dipingere la scena, produsse qualcosa che andava oltre i limiti di un atteggiamento sensuale. Maria andò nella grotta per pentirsi dei suoi peccati, ma quando Artemisia mise le sue mani su di lei, sembrava che ne godesse di nuovo. E quando il peccato della fornicazione inizia ad essere un piacere, sappiamo tutti che cosa succede dopo. C'è un dipinto di Caravaggio della Maddalena in estasi. Dato per perso per molti anni, è riapparso di recente. Ed eccola qui. Con la bocca aperta, trasportata in un oscuro piacere. Caravaggio amava in modo particolare Maria Maddalena, la dipinse un gran numero di volte. E una immagine in particolare mi perseguita. È una Maddalena penitente, ma questa è particolarmente imbarazzante. Che strana posizione. C'è il suo nardo indiano e le perle di cui non ha più bisogno. Ma chi si sognerebbe mai di sedersi così? Adesso ve lo spiegherò, ma prima vi farò un piccolo quiz. Qui abbiamo 2 sedie molto basse. Entrambe hanno uno scopo specifico. E sapete qual è? Questa che vedete qui è quella che chiamano inginocchiatoio, un prie-dieu.
viene usata quando si vuole pregare. E la consueta spiegazione per la Madonna del Caravaggio è che lei è seduta su una di queste. Il problema è che queste non sono fatte per sedersi, sono fatte per inginocchiarsi in questo modo. E non è quello che sta facendo la Maddalena. Perciò credo che in realtà lei sia seduta su una di queste, una sedia da parto. Questa qui è moderna, ma sono state usate per migliaia di anni. È una sedia particolarmente bassa, sulla quale una donna si siede quando sta per dare alla luce un bambino. Guardate come la Maddalena del Caravaggio tiene le sue mani, la dolcezza sul suo volto. Non è stato solo Dan Brown ad insinuare che lei fosse incinta quando arrivò in Francia. Anche molti artisti lo avevano supposto. Roger van der Weyden, il maestro delle lacrime, lo suppose con eccezionale delicatezza nel magnifico trittico Braque che è al Louvre. Osservate come i lacci del corsetto della Maddalena sono allentati sul ventre. Nell'arte fiamminga, i lacci allentati sono il segno di una gravidanza. Ci sono tanti modi di leggere tutto questo. C'è il modo di Dan Brown, il modo sensazionale, che lei fosse veramente incinta del figlio di Gesù e che oggi i suoi discendenti siano ancora tra noi, complottando il loro ritorno. Oppure c'è qualcosa di più sottile, il modo di van der Weyden, nel quale l'amore di Maria Maddalena per Gesù è interpretato come stato spirituale. Quello che sta portando in seno è la parola di Dio. Ecco con che cosa è arrivata in Francia. Lei è la sposa di Cristo, ma in senso spirituale. Dentro a Maria Maddalena c'è il futuro cristianesimo. Riconoscete questa veduta, non è vero? È una delle vedute più famose, non soltanto in Provenza, ma in tutta l'arte. Questo è ovviamente il Monte Saint-Victoire, la montagna preferita di Cézanne. Sa soltanto il cielo quante volte l'ha dipinta. Lui era del posto, era un provenzale dalla testa ai piedi, e la grande montagna era sempre presente all'orizzonte. Quello che forse non sapete è che anche la nostra grotta, la grotta di Maria Maddalena, si trova da quella parte, sull'altro versante della montagna. E anche Saint-Maximin-la-Beume si trova lì, insieme al teschio di Maria Maddalena. La presenza della Maddalena è qualcosa che si percepisce ovunque in Provenza. È parte fondamentale della storia della regione. È onnipresente in Cézanne. Anche se è considerato il grande pioniere dell'arte moderna, come in effetti era, in Cézanne c'era anche qualcos'altro. Era profondamente religioso nel tipico modo provenzale. La sua visione dell'arte era progressiva, ma la sua visione delle donne non lo era affatto. Questo dipinto straordinariamente sgraziato è la Maddalena penitente di Cézanne. L'ha dipinta nella sua grotta, in ginocchio, mentre invoca il perdono. C'è un teschio deforme sul tavolo e la stessa Maria è corpulenta e priva di fascino. Talmente priva di fascino che sembra più un uomo che una donna.
Guardandolo per la prima volta, sembra un quadro molto poco attraente, goffo e scuro. Ma una delle cose fantastiche delle telecamere è che permettono una visione molto ravvicinata dei dipinti. E quando ci si avvicina veramente tanto alla Maddalena di Cézanne, la sua goffaggine sparisce e al suo posto emerge il pathos. Queste sfere bianche sopra la sua testa, tra l'altro, sono le perle cadute dalla volta della sua grotta, perle che si dice create dalle lacrime della Maddalena. Le lacrime sono lo straordinario dono della donna scarlatta all'arte. E in Provenza, la Maddalena e le sue lacrime non sono mai lontane. In questo romanzo, Maria Maddalena arriva in Francia incinta. Mette al mondo il figlio di Gesù e dà inizio ad una dinastia che si imparenta con la famiglia reale francese e che al giorno d'oggi è ancora qui, da qualche parte. È una colossale sciocchezza, un parto della fantasia. Ma la storia di Maria Maddalena è al 99% fantasia, per la maggior parte è stata inventata. Ma quello che è veramente notevole è la grande influenza che ha avuto. Ecco perché vi ho portato di nuovo su questa spiaggia. Ed è qui che entra in gioco Van Gogh. Siamo sulla strada che viene da Arles, la terra molto amata da Van Gogh. Sappiamo tutti che cosa ha fatto Van Gogh in Provenza. Ha dipinto alcuni dei suoi capolavori più celebri dell'arte post-impressionista e su questa spiaggia di Saint-Marie-de-la-Mer ha dipinto le sue famose barche arenate sulla sabbia. È la stessa spiaggia sulla quale si dice che Maria Maddalena sia approdata insieme alle altre Marie. Tre barche cariche di antichi cristiani, senza remi e senza vele, sospinte a riva a Saint-Marie-de-la-Mer. E se guardate attentamente, vedrete che anche la cassetta malconcia gettata a riva è firmata Vincent. Uno dei grandi misteri su Van Gogh, che ha sempre intrigato la gente, è perché sia venuto proprio in questa piccola parte di Provenza. Voglio dire, aveva tutto il sud della Provenza da poter scegliere. Perché ha scelto un posto così scialbo e insignificante come questo? Beh, io ho una teoria in proposito e riguarda Maria Maddalena e questo libro qui, Mireio, di Mistral, il più grande poeta provenzale. È ambientato proprio qui, a Saint-Marie-de-la-Mer, ad Arles, distante pochi chilometri da dove Van Gogh si tagliò l'orecchio, come tutti sanno, e narra la storia di una bella ragazza del posto chiamata Mireio e di un giovane appassionato che si innamora di lei, di nome Vincent. Vincent è un umile impagliatore di sedie, un artigiano ambulante che aggiusta le sedie, come quella che Van Gogh ha dipinto come se stesse lì ad aspettarlo, nella casa gialla di Arles. Mireio, al contrario, era di un'altra estrazione sociale. Era la figlia di un proprietario terriero del posto, ricca, briosa e carina. Si incontrano in un frutteto. Vincent si innamora immediatamente di Mireio e lei lo contraccambia, ma suo padre disapprova. Così fanno un patto. Se dovesse accadere qualcosa ad uno di loro, si incontreranno laggiù, nella chiesa di Saint-Marie-de-la-Mer, dove Maria Maddalena e le altre Marie li proteggeranno e li salveranno. Mireio è stata trasformata in un'opera da Charles Gounod e venne rappresentata a Bruxelles quando Van Gogh viveva lì e studiava per diventare pastore.
Nell'opera c'è un momento importante ambientato nell'arena di Arles, dove Vincent incontra Mireille alla corrida e approfittano di un momento segreto per esprimere il loro amore. La cosa interessante è che poco prima di arrivare ad Arles, Van Gogh iniziò a firmare le sue opere con Vincent. È una cosa decisamente insolita scrivere il proprio nome di battesimo così spesso, così bene in vista. Diceva che lo faceva perché la gente trovava difficile pronunciare Van Gogh. Ma c'è qualcosa di insistente a proposito di questa firma, qualcosa di enfatico, urlato. Visto che stiamo parlando di nomi, Mireille è la forma provenzale di Mireille. Ed entrambi i nomi derivano da Miriam, un nome biblico che è stato usato qualche volta per Maria Maddalena. Mireille, Mireille, Miriam, Maria. Cambiava identità più spesso di Jason Bourne. Ma in qualunque modo si facesse chiamare, gli artisti non riuscivano a smettere di sognarla. Che cosa voglio dire? Voglio dire che questo poema e l'opera che ne è stata tratta hanno avuto un ruolo decisivo nella vita di Van Gogh. Sto dicendo che Van Gogh venne a Saint-Marie-de-la-Mer proprio a causa loro e che è per questo che dipinse la spiaggia e le barche. Sto dicendo che dipinse la corrida di Arles perché è lì che Vincent incontrò Mireille. E che questi due che si vedono qui potrebbero essere loro. Sto dicendo che Van Gogh iniziò a firmarsi solo Vincent, non per una questione di pronuncia, ma perché si identificava prepotentemente con l'umile impagliatore di sedie. Credo che sia venuto qui a cercare l'amore. Il poema di Mistral lo perseguitava, lo identificava e lo colmava di bramosia. Credo che sia venuto ad Arles perché è qui che è ambientato Mireille. E credo che sia venuto qui a Saint-Marie-de-la-Mer perché è qui che Vincent e Mireille sono finiti. In questa chiesa, davanti a Maria Maddalena. Ed è questo il punto importante della storia di Maria Maddalena. Prende vie diverse e tortuose, ma continua sempre a tornare all'amore. Ed eccoci qui. I nostri pochi granelli di verità sono stati trasformati in quella montagna di fantasticherie che è Maria Maddalena. Lei è un'opera di fantasia, una delle grandi guide femminili create dal pensiero artistico, ma dove i personaggi più immaginari sono opera di un singolo autore. Maria Maddalena è una realizzazione collettiva.